Avrebbe ucciso la moglie prima dando fuoco all'automobile nella quale si trovava, poi immobilizzandola a terra e schiacciandola con il peso del corpo, determinando in questo modo la compressione del cuore e il conseguente decesso della donna per arresto cardiocircolatorio. Ieri sera la polizia di Bari è intervenuta a Gravina in Puglia per eseguire un decreto di fermo d'indiziato di delitto nei confronti di un 65enne pregiudicato, accusato dell'omicidio aggravato e premeditato della moglie 60enne. Secondo la ricostruzione della questura, la notte di domenica 6 ottobre il 65enne avrebbe incendiato la propria autovettura all'interno della quale era presente la vittima. Riuscita a fuggire dall'automobile con ustioni parziali sul corpo, la donna sarebbe stata aggredita dall'indagato che l'ha immobilizzata in posizione supina sull'asfalto, posizionando le ginocchia sull'addome ed esercitando con le braccia pressioni sul petto. Le fratture costali e del corpo dello sterno avrebbero causato la compressione del cuore, provocando nella vittima un arresto cardiocircolatorio. La 60enne è deceduta poco dopo l'arrivo all'ospedale della Murgia. Prima di esalare l'ultimo respiro, la donna ha confidato al personale della Polizia di Stato intervenuto sul posto e a sua figlia, che l'aveva raggiunta in ospedale, che il coniuge aveva intenzionalmente dato fuoco all'auto nel tentativo di ucciderla e poi aveva portato avanti il proposito omicida schiacciandola con il proprio corpo e ponendole le mani intorno al collo per soffocarla. L'uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato trasferito nel carcere di Bari.